LOL. Bentornati ragazzi, qua è Leo Ignorant FIFA e siamo qui con il secondo episodio della nostra serie Bet and Play con gli altri youtuber su FIFA World. Siamo qui per la terza e quarta partita, terzo e quarto wager match, questa volta contro JRGTax 986. Useremo questo 4-3-3 di brasiliani, che sarebbe la mia seconda squadra, mentre andiamo a vedere qual è la squadra che userà il nostro avversario. Ed eccola qui, è un 4-1-2-1-2 con molti francesi, non ancora piena intesa, qualcosina da sistemare, però le basi ci sono. E guardiamo un po' cosa succederà in questa partita. Ah, questo primo wager match è da 4.000 crediti, quindi è importante vincerlo. E qui ci prova subito Pato a raddrizzare la partita, ma niente, parata di Landreau, credo. Calcio d'angolo, batte Maicon. Maicon in mezzo, c'è Felipe Santana. Niente ancora. Sempre calcio d'angolo. Rimane in attacco la nostra squadra, i nostri brasileri. Maicon, attenzione, sempre per Felipe Santana. Sempre anticipato, niente da fare. Attenzione a Pato, da fuori area ci prova. Sempre respinta del portiere. Non ne passa una. Primo tempo che si chiude sullo 0-0. Partita molto combattuta, le squadre si studiano, non ci sono occasioni chiare da gol, quindi andiamo a vedere nel secondo tempo se ci sarà qualche occasione più importante per i nostri ragazzi. C'è qui una palla recuperata da Hulk, vuole l'1-2 con Pato, ottimo l'1-2, ancora Hulk, può andare al tiro, mamma mia, che cignata, sul primo palo, sotto l'incrocio, è lui, l'incredibile Hulk al 61esimo. Che fa 1-0 e fa questa esultanza bruttissima. Non commentiamo l'esultanza, okay. Siamo subito dopo con Pato che recupera questa palla. Prova per Jetson. Attenzione, Jetson rientra. Il tiro, la parata del portiere in calcio d'angolo. Abbiamo molti saltatori, siamo sempre pericolosi. Allora riproviamo con Maicon in mezzo. C'è Dante solo. Dante 2-0 al 66esimo. Vuole chiudere la partita. Infatti la partita si chiude così, sul 2-0 per noi, 4.000 crediti in saccoccia e saliamo quindi a 20.000 crediti e andiamo con la seconda partita. Seconda partita questa volta contro Alessandro 291092, che ha questa Serie A 3-4-3 con Gervinho e Barbo Biabiani davanti. Mentre noi usiamo il nostro 4-1-2-1-2 di colombiani, sempre con Abbiati Constant e poi il resto tutti colombiani con Ibarbo e Jackson Martinez Tots. Campo ostico perché c'è la neve, infatti qui Ibarbo subito apre il match al 10° minuto con un gran bel gol. Ibarbo in contropiede imprendibile, i nostri giocatori un po' impallati, soprattutto causa neve, si sa, i colombiani sulla neve non ci sanno fare un granché. Ecco qua con Jackson Martinez. Jackson Martinez esce il portiere, prova la bomba, respinge Abbiati. E il primo tempo finisce proprio sull'1-0 per l'avversario. Poche occasioni per noi per recuperare. Bravo l'avversario a concretizzare l'unica occasione avuta, mentre noi non siamo stati altrettanto bravi con Jackson Martinez. Prova ancora l'avversario con Ibarbo, attenzione, contrastato, parla allora a Gervinho. Gervinho si gira da fuori area, la bomba, Abbiati ci salva dal 2-0. Partita difficile ragazzi, difficile. Ancora il calcio d'angolo, ma c'è Dante che può rinviare. Forse l'ultima occasione per i nostri ragazzi con Martinez. Martinez, attenzione Martinez. Questa partita è da un K, quindi se la perdiamo non è la fine del mondo. Dobbiamo cercare sempre la vittoria. Allora Quadrado sulla fascia. Quadrado, Quadrado non riesce ad arrivare al tiro. E allora siamo al 90esimo. E su questa ultima nostra occasione si chiude la partita. 1-0 per l'avversario. Complimenti a lui. A lui va 1000 crediti. Noi quindi scendiamo a 19.000 crediti. Non è male comunque. Dovremmo essere comunque primi in classifica. Dopo 4 partite. Aspettiamo anche i risultati da tutti gli altri giocatori. E con questo è tutto, io vi lascio, vi aspetto a un prossimo video e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.